In 90 minuti il Napoli ritrova fortuna e gioia di vincere, soprattutto di segnare dagli 11 metri, cose dimenticate nei tre turni precedenti che hanno alimentato anche tante polemiche. Il Napoli vince ma soffre nel finale. Chi si lamenta senza colpevolizzare alcuno è la Samp, Compari, che al microfono di Gianni Cerquetti chiarisce la dinamica del tiro di Zola, che sblocca dopo soli 3 minuti il risultato. Deviazione decisiva? Sì, direi che è decisiva perché ho tagliato fuori praticamente la parata del portiere di Pagliuca, quindi è autogol mio. Nasce e cresce nel clima rovente di una platea delusa, l'incontro che dovrebbe rilanciare una delle contendenti. Per ripetere le imprese dell'ultimo campionato, Boskov torna all'antico, con Vialle e Mancini in proposizione offensiva e chiede a Cerezo di illuminare il gioco e da Lombardo di inventare incursioni pericolose. Per frenare Alemão, Crippa e De Napoli, scatenati portatori di palla, sono insufficienti le marcature asfissianti di Orlando e di Pari, con Silas in appoggio. I nervi sono a fior di pelle, Mancini si lascia munire per invocare una spintonata di Ferrara. La sindrome arbitrale non sembra da tutti dimenticata, negli spogliatoi la riprova. Non conta niente dire se c'era o non c'era, io mi apprestavo a calciare e Francini da dietro mi ha strattonato, mi ha tirato per la maglia. L'unica cosa che mi rammarica è che forse la teoria del lamento contro la teoria del silenzio ha vinto la teoria del lamento, perché mi sembra che nel primo tempo ci siano delle cose che bisogna andare a rivedere, questo sicuramente. Sono rigide le marcature su Careca e Padovano, come quelle su Vialle e Mancini, e perciò può capitare che ci possa scappare il penalty. Lo raccoglie il Napoli al suo primo rigore in campionato. Il rallenti che ci propone Pietro Centomani non smentisce il signor Lucci di Firenze, ma sentite quanta saggezza nella risposta di Padovano. Il contatto l'ho sentito forte, comunque è meglio non dire niente per evitare spiacevoli sorprese, quindi l'arbitro ha deciso così, oramai è finito tutto, quindi come era finito l'altra volta è finito anche adesso. Ranieri, la direzione di gara del signor Lucci riconcilia il Napoli Calcio con il mondo arbitrale? Ma diciamo che non dobbiamo adesso vivisezionare le direzioni di gare, le partite le giochiamo noi, l'arbitro può sbagliare così come possiamo sbagliare noi, l'importante è non fare del vittimismo, non alimentare queste polemiche, pensiamo ai fatti nostri in campo. Dopo la trasformazione di Careca dagli 11 metri, quinto gol del brasiliano, c'è anche l'autogol di Blanc, che in un certo senso riapre la partita, perché sul 2-1 nella ripresa parte una grossa opportunità sciupata da Careca, che perde il tempo, e la Samp che spinge. Le accelerazioni sono così violente da creare problemi a Lombardo, che da solo costruisce e distrugge. Chi come Mancini è capace di ragionare di più riesce invece a creare grossi pericoli a Galli, tra l'altro bravissimi. Se ci sia rigore o non per un contatto tra Puscello e Lombardo è ancora l'azione rallentata a chiarirlo. Il Napoli va in affanno e capita che dopo la clamorosa occasione fallita da Vialli, Mancini faccia infrangere contro i pali di Galli la sua sapienza calcistica, dando sfogo al microfono di Gianni Cerquetti a tutta la sua delusione. Ma c'è anche tempo e spazio per parlare di nazionale. C'è un male oscuro per spiegare queste 4 sconfitte della Sampdoria in campionato, una Sampdoria che incassa più di un gol a partita in media? No, ma prima di tutto penso che ci sono le annate dove è tutto devastato e questa penso che sia una di quelle. Noi abbiamo fatto 3 sconfitte di seguito in campionato, non di seguito, intervallata dal pareggio del derby, però penso che l'unica meritata era quella con l'Atalanta, sia a Parma che oggi assolutamente non meritavamo di perdere. Venerdì ci saranno le convocazioni, Zola sarà attaccato al telefono? No, direi che oggi non sia stata una delle mie migliori prestazioni, quindi ritengo che si debba dare di più per poter proprio ambire a una maglia azzurra, quindi bisognerà dare di più. Lei crede alla fortuna? Ma visto oggi bisogna crederci, certo, in ogni carriera.